Lo sport a scuola, oggi le mini olimpiadi, l'Istituto Don Bosco ha portato avanti un progetto che lei ha curato come esperto, cosa vedremo questa mattina? Sì, questi sono bambini dell'Istituto Don Bosco, della scuola dell'infanzia, sia Don Milani che Padre Giocchino. Vedremo dei percorsi di psicomotricità funzionale, dove in età prescolare è importante che questi bambini della fascia d'età dai 4 anni fino ai 6 anni sviluppano i movimenti di base che sono importanti per la loro crescita. Infatti abbiamo cercato di curare la lateralità, l'aspetto oculomanuale, soprattutto l'orientamento nello spazio, perché ecco la mia presenza, che sono un tecnico federale della FIZ, della Federazione Italiana Danza Sportiva. Abbiamo curato pure l'aspetto ritmico, quindi associare il corpo ai ritmi della musica. Ecco, tutto nei mini dettagli, ci sono le squadre con diversi colori. Naturalmente, quali saranno un po' le cose che vedremo questa mattina? Allora, inizieremo innanzitutto sempre con una parata iniziale, poi ci sarà l'inno di Mameli, importantissimo per aprire sempre questi giochi delle mini olimpiadi, e poi faremo una fase di riscaldamento dove i ragazzi isoleranno il corpo, capiranno tutte le parti del corpo, quindi quale muovere, per poi passare proprio a un percorso funzionale. Poi ci sarà un ballo di gioco danza, tanto per divertirci, per poi finire con una canzoncina sul corpo. In quanti mesi è stato sviluppato questo progetto? Allora, questo progetto è per 3 mesi, esattamente 12 incontri che io faccio con i bambini. Devo dire che ho suscitato tanto entusiasmo, infatti ho visto che sono molto contenti di questo progetto, ma soprattutto i genitori, perché vedono una fase così. Noi sappiamo benissimo i problemi che hanno i giovani in questa età a muoversi e tutto, quindi facendo movimento e soprattutto facendo sport. Allora, manifestazione finale di un progetto di psicomotricità rivolto ai bambini di 4 anni. Tutti i bambini della scuola dell'infanzia dell'età di 4 anni hanno aderito a questo progetto, e oggi facciamo la manifestazione finale. Un progetto che è stato portato avanti da un esperto esterno che è Aleo.